Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, Ave Maria, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovani. Chi vi parla come sempre è Don Leonardo Maria Pompei. E siamo, come tutti quanti ormai ricorderemo, impegnati in questo lungo ciclo di catechesi sulla Divina Volontà che ormai ci sta prendendo la nostra attenzione da un pochino di tempo. E la volta scorsa abbiamo trattato il tema della diciamo, connessione della propedeutica, se vogliamo usare questo termine, che ha la consacrazione totus tuus rispetto al dono della Divina Volontà. Quindi una vita di profonda comunione intima mariana, soprattutto una vita di fusione, ecco, con Maria Santissima, di dipendenza da lei, dalle sue intenzioni, dalle sue disposizioni, rappresenta una sorta di via maestra, di via privilegiata per raggiungere l'unione con la Divina Volontà, perché Maria Santissima è stata veramente completamente fusa alla Divina Volontà. Oggi vorrei andare ancora un pochino avanti, cercando di riprendere di nuovo le redini, le fila del discorso e comprendere come la Divina Volontà vive dentro di noi, cioè la funzione che ha e dentro la nostra esistenza. Vedremo che la metafora che usa il Signore è molto molto forte, perché ci ricorderà, ecco, che la Divina Volontà sta dentro di noi, ecco, un po' come l'anima sta dentro il corpo. Quindi in maniera molto molto bella e forte il Signore ci ricorda questa realtà, e leggendo questo scritto poi andremo a fare un ulteriore tassello, un ulteriore passo in avanti in questo splendido e divino mondo. Allora, comincio a leggere. Siamo nel 27 ottobre del 1921, il volume è il tredicesimo. Un attimino soltanto. Un attimo di pausa perché qui le connessioni. Ok. Troppo ultimamente le nostre catechesi sono un pochino disturbate perché le connessioni fanno i capricci sotto vari punti di vista. Allora, 27 ottobre del 1921, volume tredicesimo. Stavo dicendo al mio sempre amabile Gesù: è da molto tempo che non mi metti dentro di te. Io mi sentivo più sicura. Prendevo più parte alla tua divinità e come se la terra non mi appartenesse ed il cielo fosse il mio soggiorno. Quante lacrime non dovetti versare quando il tuo volere mi metteva fuori. Solo sentire l'aria della terra mi era di peso, insopportabile. Ma il tuo volere vinceva ed io, piegando la fronte, mi rassegnavo. Ora ti sento sempre dentro di me e quando vado in delirio di vederti, solo col muoverti nel mio interno, oppure uscendo in tuo braccio mi quieti e mi dai la vita. Dimmi, qual è la cagione? E Gesù: figlia mia, è giusto. Dopo aver portato te nel mio interno tutta la mia vita, è tuo dovere che tu porti me nel tuo interno in tutta la tua vita. E se ti mettevo nel mio interno, era per profumare l'anima tua e distendere in te un nuovo cielo, per renderla degna abitazione della mia persona. È vero che ti sentivi più sicura e le gioie piovevano su di te, ma la terra non è luogo di delizie, ma il dolore è il suo retaggio e la croce è il pane dei forti. Molto più che dovendo stabilire in te il centro del mio volere, era necessario che vivesse in te e che ti servisse come anima al corpo. La mia volontà mai poteva scendere in un'anima in modo singolare e fuori dell'ordinario se non avesse le sue prerogative distinte, come
come alla mia diletta mamma non potevo scendere io, Verbo Eterno, se non avesse le sue prerogative distinte ed il soffio divino non avesse soffiato in lei come a nuova creazione. Da renderla mirabile a tutti e superiore a tutte le cose create. Così in te, prima la mia umanità ha voluto fare stabile soggiorno per prepararti, e poi, come anima, al corpo ti sta dando la vita della mia volontà. Tu devi sapere che la mia volontà deve essere come l'anima al corpo. Vedi, anche in noi succede questo. Tra le tre divine persone, il nostro amore è grande, infinito, eterno, ma se non avessimo una volontà che anima e dà vita a questo amore, il nostro amore sarebbe senza vita, senza opere. La nostra sapienza dà dell'incredibile, il nostro potere può stritolare in un minuto ed in un altro minuto tutto rifare. Ma se non avessimo una volontà che volesse manifestare la maestria della nostra sapienza, come la manifestò nella creazione in cui tutto ordinò ed armonizzò insieme, e col suo potere la impuntò in modo che non può spostarsi un tantino, l'una e l'altra sarebbero stati senza nulla fare, e così di tutto il resto dei nostri attributi. Ora così voglio che la mia volontà sia come anima al corpo. Ora così voglio che la mia volontà sia come anima al corpo. Il corpo senza dell'anima è senza vita, adonta che contiene tutti i sensi, ma non vede, né parla, né sente, né opera, né è quasi una cosa inservibile e forse anche insopportabile. Ma se è animato, quante cose non può fare? E oh, quanti si rendono inservibili e insopportabili perché non sono animati dalla mia volontà. Sembrano come quegli impianti elettrici senza luce, come quelle macchine senza moto, coperte di ruggine e polvere, quasi impotenti al moto. Ah, come fanno pietà! Onde ogni cosa che non è animata dalla mia volontà è una vita di santità che viene a mancare. Perciò voglio essere in te come anima al corpo, e la mia volontà farà nuove sorprese di creazioni. Dà nuova vita al mio amore, nuove opere e maestria della mia sapienza. Dà nuovo moto al mio potere. Perciò sii attenta e lasciami fare affinché compia il mio grande disegno, che la creatura sia animata dalla mia volontà. Allora, ho voluto leggere questo brano, che è molto profondo e che è molto forte, prima di mettere un altro tassellino, poi rifacciamo un attimo una sintesi delle puntate precedenti, perché sul prossimo step che dobbiamo fare, dopo aver visto l'atto preventivo e l'atto attuale e la propedeuticità, scusate, la propedeuticità della consacrazione totus tuus con la vita nella divina volontà, è cominciare a entrare in un altro appunto tassello della vita di unione con la divina volontà, che è appunto la fusione con la divina volontà. Cosa significa questo? Perché negli scritti di Luisa si trova in continuazione. Voi capite che fusione indica due realtà che appunto vengono disciolte, unite, in modo tale che dopo che succede che diventi la stessa e medesima realtà, capite? Tale e quale, da due diventano una cosa sola. Quindi per poter parlare di questa fusione nella divina volontà, è necessario per forza, comprendere bene questa immagine che Gesù ha adoperato. Quindi, voglio che la mia volontà sia per te come l'anima per il corpo. Allora, noi sappiamo benissimo, no? Noi siamo cattolici. Non siamo certamente platonici, d'accordo? Non crediamo nella reincarnazione. Allora, noi sappiamo che l'anima per il corpo è quella che si chiama in filosofia la sua forma sostanziale, cioè la mia anima è fusa con il mio corpo. Capite?
Tanto è vero che molta gente si chiede: ma com'è l'anima quando siamo morti? Uno si immagina delle cose strane, insomma, una sorta di cosa evanescente. Come sarà l'anima? Ecco, l'anima è una cosa molto semplice. L'anima è te, d'accordo? Quindi con le tue stesse caratteristiche, proprio anche morfologiche, solo che non c'è la materia. Capite? Cioè la mia anima sono io, e quindi con la stessa forma degli occhi, con lo stesso taglio delle orecchie, con la stessa forma delle membra, eccetera, eccetera, solo che senza la materia corporea della carne, cioè le cellule che fanno vivere la pelle, i muscoli, le ossa, eccetera, eccetera. Ma sono io. Ecco perché in teologia si dice che l'essenza dell'anima sta nella totalità del corpo. Anche se le funzioni dell'anima chiaramente si trovano concentrate nella parte superiore appunto dell'anima e le facoltà superiori, che sono appunto l'intelletto e la volontà, fino a quando siamo nel nostro corpo, funzionano con l'ausilio dell'organo corporeo che è il cervello, tra l'altro, no? Ecco, però l'immagine è molto bella perché anima e corpo appunto sono fusi, quindi la mia anima non è separabile qui in questa vita dal mio corpo assolutamente, capite? Cioè io e sono al tempo stesso la mia anima e il mio corpo, quindi capite? C'è un'unità sostanziale, quindi c'è la forma sostanziale di me, è la mia anima. Ecco, allora quando Gesù dice: voglio che la mia volontà sia quello che è l'anima per il corpo, vuol dire che ci sta introducendo dentro il mistero della fusione con la divina volontà. Cioè, ed ecco qui emerge uno dei discriminanti e uno degli aspetti, diciamo, che fanno della rivelazione della divina volontà un qualche cosa di, per certi aspetti, inedito. Abbiamo visto, no, che da un lato la divina volontà, come dire, non è altro che ciò che c'è sempre stato, insomma, perché non esiste santità fuori della volontà di Dio. Non è che qui ci inventiamo qualche cosa o che andiamo a come dire, a rispolverare qualche dottrina nuova o strana o esoterica, no? Quindi assolutamente siamo in perfetta linea con ciò che abbiamo sempre vissuto. Però non è una mera ripetizione di una lezioncina, quindi fai la volontà di Dio, ubbidisci alle sue leggi. Se vuoi diventare un po' più santo, anche ai suoi consigli. Se vuoi diventare proprio santo, 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 tendi alla perfezione. Ecco, quindi sto semplificando un pochettino, no? Quello che è stato, diciamo, la dottrina classica, che è perfettamente valida ancora, della santificazione consistente semplicemente nel fare la volontà di Dio. D'accordo? Quindi questo è arcinoto. Ora, quello che non era arcinoto è fondersi con la divina volontà, perché fondersi vuol dire che si raggiunge una unione. Non semplicemente un'unione con Dio, ma con questa sua particolare caratteristica che Gesù spiega, che è il suo volere. Ecco, che cos'è il volere dentro la Santissima Trinità? Perché il volere dei tre è una cosa sola. Il volere è ciò che mette in atto in maniera perfetta tutto ciò che Dio è. Spiega Gesù, no? La mia sapienza è qualcosa di incredibile, perché la sapienza divina sta su un altro pianeta, d'accordo? È altro, insomma, no? La potenza di Dio che cos'è? Il suo potere. Può stritolare tutto in un minuto ed in un altro minuto può tutto rifare. Noi questo ogni tanto ce lo dimentichiamo, eh? Ecco, ma chi è che mette in atto la sapienza e la potenza di Dio? È la volontà, cioè il Fiat, il famoso Fiat, cioè quando Dio disse sia la luce, puffete, ecco, Dio fuoriesce di sé e crea cosa? Un mondo, un universo perfetto, perfettamente ordinato, sapientemente ordinato, dove ogni minima virgola sta al suo posto senza spostarsi di un tantino. E tutto funziona perfettamente e tutto riflette la sua infinita bellezza. Capite? È la sua volontà. Cosa faceva Gesù quando era qui sulla terra, vivente e operante, che doveva fare qualcosa? Per esempio un miracolo.
Gesù, se tu vuoi, puoi guarirmi. Il Vangelo di ieri. Lo voglio, sii guarito. Lo voglio. Quindi, espressione, Gesù aziona, mette in atto la sua volontà. Nella volontà di Dio, capite che sono contenuti quindi tutto ciò che lui è, tutti i suoi attributi e in particolare, in particolarissimo, ciò che è la sua profonda essenza. Qual è l'essenza di Dio? È l'amore. San Giovanni, lo sapete che San Gio Dio non si può definire per antonomasia, perché se tu potessi definire Dio, vorrebbe definire vuol dire che cioè, tu lo metti dentro dei confini, ma Dio è infinito, quindi non si può definire. Però San Giovanni, che lo conosceva bene Gesù, ha detto sì, non si può definire, ma una piccola eccezione la possiamo fare. Se io dico Dio è amore, colgo ciò che Dio è. E questa è l'essenza di Dio, in effetti. La Santissima Trinità, adesso qui non c'è modo di fare un corso trinitario, ci sono le mie lezioni di teologia trinitaria sul web, ma l'essenza di Dio è l'amore e questo deriva già dalla triformità divina, cioè dal fatto che le persone sono tre e non una sola. D'accordo? È già questo. Ecco. Quindi la volontà divina racchiude tutto ciò che Dio è e lo mette in atto, d'accordo? Condivide con Dio le sue divine caratteristiche. Quindi la divina volontà ha questo di straordinario, che è eterna, è immensa, è infinita, fa uscire fuori tutta la potenza di Dio, d'accordo? Quindi è onnipotente. Allora, per fare un attimo un piccolissimo esempio, no? Allora, queste sono cose che dobbiamo cogliere, d'accordo? Altrimenti qui entriamo in una, diciamo così, particolarità un pochino tecnica, però è assolutamente indispensabile coglierla perché altrimenti siamo completamente fuori dalla possibilità di comprendere alcune cose, no? Allora, facciamo subito un esempio per comprendere cos'è la divina volontà. Allora, noi sappiamo che la passione di nostro Signore Gesù Cristo storicamente è avvenuta circa 2000 anni fa. Cioè il Verbo si è incarnato circa 2000 anni fa, ha sofferto circa 2000 anni fa, è risorto circa 2000 anni fa, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. D'accordo? Questi eventi però sono eventi storici, d'accordo? Cioè accaduti all'interno della storia umana, sul pianeta Terra, quindi in un luogo preciso. In un momento storico preciso, all'interno di quello scorrere del tempo in divenire che caratterizza la nostra vita terrena. D'accordo? Io oggi ho 46 anni, l'anno fa ce n'avevo 45, se l'anno prossimo ancora campo, a quest'ora ce n'ho 47. D'accordo? È già passato del tempo dall'inizio di questa catechesi e l'atto che io ho compiuto all'inizio di questa catechesi, quindi quando facevo il riassunto delle puntate precedenti, certo. Se qualcuno si ascolta la registrazione della catechesi lo può riascoltare, ma io l'ho compiuto, quindi quell'istante è andato, io non ho nessun potere su quell'istante, d'accordo? Perché io sono un uomo, d'accordo? D'accordo? Sono un essere finito, non sono Dio, d'accordo? Sono un essere determinato, vivo nel tempo e mi muovo nel tempo. Chiaro? Ora, domanda, la divina volontà ha questi limiti o no? Risposta è retorica, no. La divina volontà è per antonomasia fuori dei confini dello spazio e del tempo. E quindi con un atto unico, attenzione a questo termine, perché Dio è assolutamente semplice, quindi noi che siamo non dei, facciamo una ripetizione di atti, tutta una serie di cose in sequenza temporale, Dio non è così. Ok? Quindi la sua volontà, la troviamo negli scritti definita, come l'atto unico del Fiat Supremo, a significare che si trova al di là del tempo e dello spazio, così come del resto Dio. D'accordo?
Ora, ciò che è accaduto 2000 anni fa nella divina volontà, fate attenzione, adesso è in atto. Così come è in atto ora nella divina volontà quello che io sto compiendo, e così come è in atto nella divina volontà quello che fu migliaia di anni fa e quello che sarà tra 100, 200, 300 anni. Io lo capisco che non è, qualcuno dice, questi sono concetti troppo difficili, ho capito, però purtroppo la divina volontà è la volontà di Dio e Dio è Dio, non è un uomo, che capite? Quindi per quel poco che ne sappiamo, lo sappiamo, come dire, configurare in questo modo. Ecco perché è così importante studiare bene il catechismo. Io anche ragazzi, quando gli parlo del catechismo, gli ricordo che Dio è immenso, eterno, infinito, e le devono capire queste cose, onnipotente, onnisciente, perché questi sono, sono gli attributi che caratterizzano Dio in quanto Dio, cioè che danno proprio il discriminante ontologico tra Lui e noi. Capite? Cioè, che Dio è eterno vuol dire che è sempre stato e sempre sarà, che Lui non esiste un prima o un poi, d'accordo? Allora, voi sapete, faccio un altro esempio, no? Perché prima poi di concludere per farmi capire. Voi sapete che Gesù ha detto a Luisa, sapete che una cosa importante che ha rivelato sono le 24 ore della passione, no? Quando noi preghiamo le 24 ore della passione, non stiamo, ha detto Gesù, come dire, rievocando, quindi rievocando appunto quello che Gesù ha fatto 2000 anni fa. No? No? L'ora che noi leggiamo e preghiamo, mentre io la leggo e la prego, si sta compiendo. Cioè, è come se io fossi stato presente lì ed è come se quella cosa si compisse per la prima volta ora. Per cui, quando io dico, non lo so, Gesù ha ricevuto lo schiaffo dal servo di Caifa, sta cadendo per terra, e lui se gli dice, guarda Gesù, mi ci metto io per non farti cadere, e io che prego l'ora della divina volontà, dico, Signore, mi ci metto io a non farti cadere, non è un pio pensiero, semplicemente, cioè un pio devoto, un pio affetto, ma attraverso la divina volontà io supero il fatto che non c'ero, non ero presente alla passione di Gesù, è successa prima di me, e mi ci rendo presente e ci sto veramente. Non so se qui, se non si capisce questo, possiamo completamente chiudere il discorso e tornare a facciamo la divina volontà, osserviamo i 10 comandamenti, che per carità sono cose sacrosante, ma adesso dobbiamo fare il salto discriminante, capite? Allora, perché io posso dire la divina volontà, la volta scorsa, 2 volte fa abbiamo fatto l'atto preventivo, viene divina volontà in tutto quello che sto facendo, in questo, perché la divina volontà è dappertutto, si tratta semplicemente però di andare a prenderla e a chiamarla dentro di me o a fondermi nella sua vita. Perché? Perché i miei atti da umani siano elevati al piano divino e quindi vadano, vi rendete conto che significa questo qui? Cioè, capite? Cioè, supponiamo che io faccio un digiuno nella divina volontà. Ecco perché questa, a mio avviso, questa cosa qui è talmente importante, capite? Cioè, allora, voi sapete che il digiuno è un atto ascetico, no? La Sacra Scrittura ha sempre raccomandato che col digiuno, si guardi per esempio il libro del profeta Giona, si sventano i divini flagelli. Il libro del profeta Giona si narra, Dio dice a Giona, vai a Ninive, digli che se non la fanno finita io stermino la città. Giona non ci voleva andare, poi viene catapultato a Ninive e dice, guardate, ancora 40 giorni Ninive sarà distrutta. Cosa fanno? Si mettono a pregare, fanno il digiuno. E Dio dice, bene, non la distruggo. Si sono pentiti, hanno fatto penitenza, ma stanno digiunando, non la distruggo più. Ok? Ora però, il digiuno che io faccio, se faccio un digiuno io, do Leonardo Maria Pompei,
Il mio digiuno è un atto mio, d'accordo? È un atto buono, si spera. Ricordate, è un atto ordinariamente imperfetto, però io intanto mi fondo con la Divina Maria e quindi lei almeno mi sfronda questo atto dalle imperfezioni che ci stanno. Ma anche sfrondarlo dalle imperfezioni che ci stanno, rimane un atto di Leonardo Maria Pompei. Quindi qual è l'efficacia che questo mio atto ha presso Dio? Ce l'ha un'efficacia? Beh, io sono anche un sacerdote, quindi modestia a parte, perdonatemi lo scherzo, cioè un atto compiuto da un sacerdote ha oggettivamente un valore molto più grande davanti a Dio. Comunque un sacerdote è comunque un sacerdote uomo, d'accordo? Così come la messa che io celebro è un atto, rievoca e rende presente un atto dal valore infinito, ma è un atto che ha un valore limitato e finito perché è celebrato da un essere umano, d'accordo? Quale sono io? Quindi, se però io compio un atto fondendomi con la divina volontà, quell'atto che in teoria sarebbe limitato diventa infinito. Capite? Quindi non è più semplicemente un atto mio, ma viene a partecipare delle prerogative divine. Quindi, se io il mio digiuno lo faccio unito alla divina volontà, quale sarà la forza impetratrice, espiatoria e propiziatrice di quel digiuno davanti a Dio? Punto interrogativo. È come se quel digiuno l'avesse fatto Gesù. Attenzione, è come se quel digiuno l'avesse fatto la Madonna, cioè. Perché la Madonna è stata una creatura così potente, la chiamano l'Onnipotente per grazia, cioè che tutto può presso il cuore di Dio. Perché? Certamente per la sua straordinaria e infinita e unica e adorabile e inimitabile santità. D'accordo? Con la Madonna non può competere nessuno. Ma la Madonna ha riavuto, l'abbiamo visto, il dono della divina volontà ed è l'unica creatura, questo veramente c'ha l'esclusiva, che l'ha conservata dall'inizio, cioè dalla sua Immacolata Concezione, alla fine, alla sua Assunzione. Adamo ed Eva l'hanno avuto all'inizio e l'hanno perduto a un certo punto. Luisa, a quello che Gesù dice, l'ha avuto a un certo punto della sua esistenza e l'ha conservata fino alla fine, ma prima no. Ma chi ha fatto percorso totale, netto, quindi ricevi questo dono, lo mantieni integro, intatto per tutta la tua vita, senza mai perderlo, e lo porti in cielo così come lo hai ricevuto, è stata soltanto la Madonna. Ecco perché uno dice, perché molta gente, ah la Madonna, qua sempre a parlare della Madonna, qua, ma chi sarà mai la Madonna? La Madonna è una donna santa, ma è comunque una donna, calma, calma, sì, certamente, è una che sì, sotto certi punti di vista va pure bene, ma che creatura è la Madonna? È una creatura completamente divina, per questo io la chiamo sempre la Divina Maria, perché fusa ininterrottamente con la Divina Volontà. Quindi, certamente mantiene il suo statuto ontologico di ente creato, la Madonna è creata e le sue perfezioni in quanto essere creato sono limitate, ma è fusa con la divina volontà, quindi non è una cosa che ha lei per natura, ma l'ha ricevuta per grazia e l'ha custodita. È per questo che la Madonna è andata al di sopra di tutti quanti gli angeli e i santi messi insieme, non che nessuno la può raggiungere, capite? Cioè, se uno capisce questa cosa, lo capisce subito, lo capisce. Vi rendete conto che significa che dall'istante del concepimento questa creatura non ha fatto neanche un atto di volontà propria, ma tutti fusi in quella divina? Cioè, allora, un solo atto, dice Gesù, fatto nella divina volontà, ha un valore più grande di tutti gli atti dei santi e dei martiri messi insieme. Questo c'era arrivato anche San Luigi Maria Grignon da Montfort, diceva che per la perfezione e la purezza delle sue intenzioni, per la Madonna, un punto d'ago, per riallacciarsi alla lezione della volta scorsa, vale più delle sofferenze sofferte da San Lorenzo sulla graticola. Oh, insomma, morire sulla graticola, io non penso che sia una cosa, capite, da nulla, penso che sia una cosa, non ci sono andato mai, però, insomma. Essere bruciati vivi su una graticola penso che sia una cosa molto molto dolorosa. Ecco. E perché un punto d'ago messo dalla Madonna vale più delle sofferenze di San Lorenzo sul martirio?
perché il punto d'ago messo dalla Madonna è un punto d'ago messo nella divina volontà, espressione tecnica che si usa. Cioè, non soltanto la Madonna ha messo quel punto d'ago perché Dio lo voleva, ma ha messo quel punto d'ago in stato di fusione che in lei era ininterrotta con la divina volontà. Quindi quello non è l'atto di una povera donna di Nazareth, donna di casa che sta rammendando il vestitino di San Giuseppe o di Gesù bambino. Quello è un atto divino. Quindi ha un valore. Dice, quanta gloria. Voi sapete che questo bisognerebbe saperlo anche se si parla poco. La gloria che noi avremo in paradiso è proporzionata ai nostri meriti, eh. Questo bisogna metterselo bene in testa, così come le pene che hanno i dannati all'inferno sono proporzionate al numero e alla gravità dei peccati che hanno commesso. D'accordo? Perché la giustizia di Dio esiste, e esiste in maniera perfetta come tutti gli altri suoi attributi. Allora uno va tanto più in alto in paradiso, quanto maggiori e più grandi sono state le opere buone che ha compiuto. Punto e basta. D'accordo? E meno ne fai, e meno gloria ci avrai, non c'è niente da fare. E meno buona ne fai e meno gloria ci fai, c'è niente da fare. Dice, ma la misericordia, ma certo che Dio ti perdona se hai fatto qualcosa che non va, ma in paradiso starai più in basso, starai. E lo stare più in basso vuol dire che oggettivamente, anche se tu non te ne accorgi, ma avrai un godimento e una conoscenza di Dio inferiore rispetto a chi sta più in alto, eh? Punto e basta. Allora, ma se io faccio un atto nella divina volontà, d'accordo? Dice, beh, io faccio un'opera buona, faccio un'elemosina, questo merita davanti a Dio, Dio mi ricompenserà. Il merito che ha quell'atto è un merito limitato, non sappiamo fare i conti, le proporzioni, è impossibile fare queste cose qui, no? Sappiamo che un atto finito avrà una ricompensa finita, d'accordo? Ma se io quell'elemosina la faccio nella divina volontà e quel mio atto diventa un atto divino, quindi eterno, quindi non limita la sua, come dire, portata a quel poveretto che ho aiutato, ma dilata la sua potenza benefica su tutte le generazioni di ogni tempo e di ogni luogo. Questo vuol dire, capite? Infinito. Infinito vuol dire che la meritorietà di quell'atto è infinita. Non è limitata con un'elemosina comune. Che vogliamo fare? Allora, voi capite quanto bene può fare un'anima che impara a vivere nel divin volere? Attenzione, un bene infinito e immenso all'umanità e senza che nessuno si accorga di nulla. Perché che io prima di mettermi le mani in tasca e prendere 5 euro e darle a un poveraccio, ho fatto questo gesto, che anche se non me lo ricordo, ho fatto comunque l'atto preventivo la mattina. D'accordo? Quindi se per un momento mi sfugge, è comunque coperto dall'atto preventivo, viene divina volontà in questo piccolo gesto di elemosina che faccio per amore tuo. Basta questo, basta. È una cosa grossa. Quindi quell'atto è stato trasformato. Questo è quello che Gesù ha rivelato a Luisa. Allora, lo stato di fusione si realizza in maniera anche qui ordinaria. E si realizza anche qui in maniera mistica, cioè Luisa ha avuto la grazia della fusione mistica. Diciamo che l'unione con la divina volontà ha come analogato precedente, diciamo così, nella storia dell'ascetica e della spiritualità, quella che i mistici chiamano l'unione con Dio. L'unione con Dio avviene in due modi: due, una ordinaria e l'altra mistica. A quella ordinaria possiamo arrivarci tutti quanti, a quella mistica, se Dio, vedendoci ben disposto, ce lo concede, ci arriviamo, altrimenti no. Ora, anche con la divina volontà, la cosa fondamentale è arrivare all'unione ordinaria e alla fusione ordinaria con la divina volontà, cioè a quella che avviene senza fenomeni mistici straordinari e senza avvertire chissà che o chissà che cosa, ma semplicemente in base al lavoro, anche qui ascetico, che noi facciamo su noi stessi. È chiaro che l'atto preventivo la mattina lo devi recitare. È chiaro che l'atto attuale, quindi il richiamo, quindi quando puoi, dell'unione con la divina volontà in quello che fai, lo devi esercitare. L'atto di fusione, oggi lo sto un pochino preparando, lo vedremo la prossima volta, lo devi recitare.
Il fonderti con la divina volontà è atto che devi ripetere nel corso della giornata, non ci vuole niente. Divina volontà, io mi fondo in te. Ci sono anche dei canti bellissimi, no? Ed è chiaro che tutto questo, come abbiamo visto, attenzione, si svolge dentro un ininterrotto lavoro ascetico di perfezionamento di se stessi. In che senso? I peccati, via. Il turbamento, via. Le passioni, via. Quando li sentiamo svegliarsi, quindi mi viene il nervoso perché ho visto una situazione. Sì, via. Il nervoso non è divina volontà. Nel nervoso Dio non c'è. E quindi il nervoso io lo reprimo. D'accordo? Si può. D'accordo? Fai un bell'atto di fusione con la divina volontà e digli: Signore mio, il nervoso non è roba nostra. Fuori da me, via da me. Non parliamo delle cose più grossolane. Quindi una tensione costante verso la virtù. Poi la capacità di vedere tutte le cose in maniera soprannaturale, tutto quello che ti accade durante la giornata. Quando arriva una sofferenza, vederci la mano di Dio, non una disgrazia, un imprevisto del percorso. Quando una persona ti tratta male, vederci una croce mandata dal Signore. L'abbiamo vista nella puntata precedente. Quindi è tutto quanto questo, capite? È tutto. Smettere di ragionare in maniera umana. Ricordiamo il Vangelo. Ah, Signore, questo non ti accadrà mai. Smettere di guardare le cose in maniera umana, di reagire in maniera umana. C'è un passo che abbiamo letto oggi, che guardate. Quanti si rendono inservibili ed insopportabili perché non sono animati dalla mia volontà? Sembrano come quegli impianti elettrici senza luce, come quelle macchine senza moto, coperte di ruggine, di polvere, quasi impotenti al moto. Ahi, come fanno pietà! Gli esseri umani, figlioli miei cari, fanno pietà. Non è che fanno pietà, cioè Dio l'ha fatti tanto belli e sarebbero stupendi se vivessero uniti con la divina volontà, ma assecondando noi stessi diventiamo mostri. Voi sapete che i demoni sono esseri mostruosi, cioè, e le anime dannate, tutti quelli che hanno visto l'inferno, a partire dai pastori di Fatima, a Santa Faustina, a Santa Teresa, a Santa Veronica Giuliani, tutti quelli che hanno avuto visioni terrificanti di diavoli o di inferni, ti dicono che vedono dei mostri ripugnanti, schifosi. Capite? All'inferno c'è una puzza che si crepa, d'accordo? C'è un orrore continuo, urla, strepiti, c'è tutto il peggio che ti puoi immaginare. E che cos'è quel peggio? Che cos'è? Sono delle volontà distaccate da quella divina, perché Lucifero è il condottiero dei ribelli, cioè di quelli che pensano che staccandosi dalla divina volontà si vada a stare meglio. Infatti abbiamo visto. Tanto Alighieri quando lo descrive nell'inferno dice: Mazza che mostro che sei! Se eri bello tanto quanto sei mostro adesso, certamente eri bellissimo. Quindi è diventato un mostro di deformità. E le anime dannate sono mostri. Attenzione che se qualcuno va fino all'inferno, specialmente tutti quelli che sono idolatri adesso qui con la linea, con le cose, con i make-up, con i segni di fatti and company, vai, vai. Ti è terzino rifatto per 30 anni che stai in questa vita, vanno a far peccare la gente. Dopo vedi come sei bello all'inferno. Capite? È così, ci sta niente da fa. E noi cogliamo la mostruosità degli esseri umani, purtroppo, non tanto nell'aspetto fisico, anche se un'anima che vive lontana dalla volontà di Dio si vede a un occhio esperto. Basta che lo guardi in faccia 5, 10 secondi, si vede. È un'anima che vive perfettamente unita alla volontà di Dio, si vede. Negli scritti però ho scritto, le anime che vivono nella mia volontà non c'hanno niente di appariscente, niente di straordinario, non traspare niente, tranne che una cosa. Si vede, cioè non si può non vedere la luce che emanano, capite? Che poi traspare da tutta quanta la loro vita e dalle virtù che praticano. Quindi questo purtroppo non si può tenere nascosto, non ci riusciva manco la Madonna a tenerlo nascosto, per quanto lei ci tenesse a nascondere tutto.
Non ci riusciva manco lei, perché questo non si può tenere nascosto. Allora, noi dobbiamo guardare, per esempio, la situazione degli esseri umani. Io tutti i giorni, io ogni mattina faccio la meditazione sulla Divina Volontà, poi mo sto a fare la catechesi, ogni giorno cerco di fare dei momenti di lettura spirituale, no? Ma io la meditazione sulla Divina Volontà la faccio dalla mattina alla sera, perché quando vedo miserie umane, quando sento storie distrutte, se vedo un prete, sento continuazione da parte della gente, eccetera, eccetera, io continuamente dico: guarda, 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 guarda. L'umana volontà produce schifezze in continuazione, produce morte, produce sofferenza, produce depressione, produce danni, produce guai. Nient'altro che questo, dalla mattina alla sera, incessantemente. Dalle piccole cose, ecco, dalle situazioni o dalle persone che diventano appunto veramente insopportabili, perché ci stanno delle persone che sono oggettivamente insopportabili, d'accordo? E tu lo vedi benissimo, no? Che quel difetto, quella cosa, non appartiene all'essenza profonda della persona. Ci ho fatto pure un ciclo di catechesi a suo tempo, che sono io per poter amare, no? Perché quell'anima da Dio è uscita perfetta. C'è stato un nanosecondo prima che contraesse il peccato originale, da cui comincia noi guai, che quella ne è uscita bellissima dall'Altissimo. E attenzione, quelli che entrano in paradiso, bellissimi sono, Cioè, è un'anima che si sarà macchiata, ma comunque è riuscita a trovare se stessa e a fare del bene per quanto limitata e imperfetta, e per cui dopo la purificazione che passerà, tornerà ad avere la sua originaria bellezza arricchita dei meriti e del valore delle buone opere. Guardate che questa è la dinamica per cui si entra in paradiso, Capite? Il problema è che se tu lasci la tua anima allo stato brado e in balia di tutto quanto il marcio che c'è e della tua volontà umana sganciata da quella divina, e che è libera, che può produrre guai su guai in continuazione. Raccogli caos, disordine, morte, mostruosità, brutture, vizi, schifezze. Io lo vedo tutti i santi giorni, tutti i santi giorni. Quindi la meditazione sulla divina volontà, cioè, e quando poi vedo e constato tante cose, dico: Signore mio, io non so come ringraziarti, perché certamente non mi sento esente, non mi sento certamente né arrivato né entrato dentro tante cose, però almeno uno c'ha una chiave di lettura e almeno uno c'ha una soluzione, capite? Tutti cercano sempre le soluzioni. Molte persone che parlano con un sacerdote hanno questa cosa che è disordinata e che chiaramente non ha secondo, vogliono che tu dici: che devo fare? Che devo fare per togliermi questo problema? Che devo fare per risolvere questa situazione? Che devo fare per star meglio? Io che ne so. Cioè, capite? Dio non fa così. Cioè, che cosa devi fare? Si lavora ad ampio raggio. Sai cosa devi fare? Hai da entrare nel regno della divina volontà. Io oggi rispondo così. Questo chiaramente è un processo, è un percorso, quindi comincia a lasciare il peccato, fa la confessione generale, comincia a pregare tanto, rosario, la confessione, i sacramenti, i comandamenti, e poi comincia, una volta che ti ripigli un po', a comprendere che cos'è questo mondo e a cominciare a muoverci i primi passi e a risolverti, d'accordo, come ho visto la volta scorsa, per la santità, perché la vita nella divina volontà è santità al sommo grado. Voi capite che quello che dice Gesù qui, capite? Voglio essere in te come anima al corpo, e la mia volontà farà nuove sorprese di creazioni. Cioè, in questo mondo si scoprono le sorprese, cioè Dio fa cose grosse attraverso questa cosa qui, grosse, santità di grandi livelli.
Cioè, un santo che vive nella divina volontà veramente è evidente, questo lo si trova negli scritti, adesso non ce li ho sotto mano le citazioni, che supera tutti i santi del paradiso, eh? Tutti, tutti. Perché per quante opere sante possa aver fatto un santo del paradiso, pensiamo a un gigante come Padre Pio, quanti meriti c'ha Padre Pio? Immensi. 50 anni passati con le stigmate addosso, offrendo tutte quante queste, basterebbe soltanto quello. Tutte le sofferenze che gli sono arrivate dalle persecuzioni che ha avuto, dalle calunnie, dalle infamie, dalle botte che gli ha dato il demonio, di tutto, insomma. Io sinceramente, quando penso a un gigante della santità, non martire di sangue, forse perché anche vicino a noi la prima cosa che penso è Padre Pio. Ma un santo nella divina volontà? Come la mettiamo? Se gli atti che ha compiuto sono eterni, finiti e immensi perché atti divini e non umani, è chiaro che lo supera infinitamente i meriti. Che colpa c'ha Padre Pio? Nessuna. Che merito c'ha quello che ha conosciuto le liberazioni della divina volontà e ha cercato di viverle? Nessuna. È un problema di tempi e di momenti. Così come che merito ci hanno quelli che sono vissuti prima di Cristo, poverini, che non c'erano a pensare nessuno, che colpa c'hanno nessuna, e quelli che sono nati dopo, che merito c'erano nessuno, sono a disposizione della divina provvidenza. Cioè Gesù Cristo è venuto sulla terra, tornando nel tempo, 2000 anni fa, non 10.000 anni fa, non 4.000 anni fa. Le rivelazioni sulla divina volontà sono state fatte a cavallo tra il XIX e il XX secolo, non prima e non dopo. Tra l'altro hanno avuto il solito periodo di incubazione, perché lui si è morta negli anni 40, mi ricordo 42, 44, 46, adesso non mi ricordo l'anno preciso, e però di tutto quanto questo mondo della divina volontà si comincia a parlare approfonditamente da qualche anno, quindi c'è stata una sorta di periodo di incubazione, un po' come fu anche per il trattato della vera devozione, che rimase per quasi un secolo ignoto e scampato per miracolo dalla rivoluzione francese. Quindi questi sono i misteri di Dio, sono i tempi di Dio, sono le opere di Dio. Noi non possiamo perfettamente renderci conto di quello che Dio è e di quello che Dio fa, no? Ecco. Sappiamo però che qui adesso c'è questo dinanzi a noi, che è qualcosa di immenso. E poi capite che il dono della divina volontà è compatibile con qualunque cosa che tu faccia nella vita. Nella tua vita non cambia assolutamente nulla. Questo è un po' come la consacrazione totus tuus, che non è una spiritualità, no, ho parlato la volta scorsa. Cioè, un monaco può fare la consacrazione totus tuus, e perché no? Cioè, che lui interiormente voglia imitare le virtù della Madonna e unire tutte quante le sue intenzioni alla Divina Maria e offrire tutte le cose che fa la Madonna e chiedere la sua protezione, e qual è il problema? Un monaco benedettino, cistercense, camaldolese, trappista, certosino, qual è il problema? E un frate? Qual è il problema? Un frate domenicano, un frate francescano, un frate agostiniano, un frate carmelitano, qual è il problema? È una suora? Di vita attiva, di vita contemplativa, qual è il problema? È una persona single? Qual è il problema? È una persona sposata? Qual è il problema? Ah, così fondersi con la divina volontà, non c'è assolutamente nessunissimo problema, Nessunissimo problema, perché la divina volontà per una persona sposata, benissimo, d'accordo? Vorrà dire che diventerà una santissima sposa e un santissimo sposo. Perché vivrà nel matrimonio come vive chi fa la divina volontà, non per scherzo. D'accordo? Perché quando San Paolo scrive: voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, non sta scrivendo una chiacchiera. Questo farlo è un'altra cosa. Quando dice: voi mogli siete sottomessi ai vostri mariti, che le donne si agitano subito, no? E obbeditegli, a questo si deve fare questo qui, Non è un optional. Quello che si promettono gli sposi: ah, io prendo te e prometto come mio sposo, prometto di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Quello è il documento scritto della divina volontà per il tuo matrimonio e per te. Per cui che tu abbracci la divina volontà, non ti tocca assolutamente in nulla il tuo dovere. Anzi, un prete che vive nella divina volontà, un prete che vive nella divina volontà sarà.
e dedito completamente alla gloria di Dio, alla salvezza delle anime, ubbidientissimo a tutti quanti i suoi superiori, al vescovo, al papa. Il vescovo dice: vai lì, va, prima ancora che parli sono già andato, d'accordo? Il papa, chiunque sia, va bene, d'accordo? Non c'è nessun problema, perché è rappresentante di Cristo, a me non mi interessa di quello che pensa e di quello che fa, d'accordo? Va bene. E le parrocchie, i fedeli, la parrocchia bella e la parrocchia brutta, sono simpatici, sono antipatici, sono le anime che il Signore in questo momento mi ha da salvare. Fino al discorso, capite? Cioè, nella divina volontà si semplifica tutto, 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 tutto. E per cui non c'è nulla che sia incompatibile, ma magari con questa, non si può chiamare nemmeno spiritualità, perché questa è una vita, questa qui, capite? Cioè, non è niente di diverso dalla vocazione alla santità, se non una forma sublime e meravigliosa di viverla, che tra l'altro produce degli effetti stupendi anche qui e anche senza grazie straordinarie e mistiche, perché li senti nel cuore, perché fuso con la divina volontà, unito alla divina volontà, tu partecipi della gioia infinita che Dio è, e questo tu la senti, partecipi della pace infinita che Dio è. E questa tu la senti, la vivi, non sono chiacchiere. Certo sono cose interiori, ma se vivono, capite? E chi è che non vorrebbe cose di questo genere? Ecco. E impari che quando è che la pace si allontana? Quando è che la gioia si allontana? E te lo capisci subito. Basta una virgola in cui tu ti allontani dai divini voleri e già cominci a avvertire il turbamento interiore. Una virgola. Anche nelle cose da meno, perché cioè, tu ti sei mai chiesto se il Signore, come dire, perché noi sappiamo che la divina volontà abbraccia tutto. Cioè, la divina volontà, quel modo di esprimerti che hai, piace a Dio? Sì o no? Se è no, lo ti toglie. Come mangi, piace a Dio? Quanto mangi piace a Dio, lo devi togliere. Ma attenzione, non è che lo devi togliere come un dovere, come una, ah, oh, me lo devo togliere. No, no, tienilo pure, d'accordo? Se te lo vuoi tenere, tienilo. Ma sappi che se una cosa non è adiacente in sintonia con la divina volontà, il primo che ne risente sei tu, oltre che tutto il mondo intorno a te, ma sei tu il primo. Perché la perfetta pace, la perfetta gioia si trova solo nella perfetta consonanza totale con i divini voleri e in più nella fusione ad essi. La prossima volta, ripeto, parleremo esplicitamente e profondamente della fusione con la divina volontà, vedremo l'atto di fusione e cominceremo un attimo a percepire che cosa è tutto questo. Ora, l'importante è che noi oggi abbiamo un pochino compreso qualcosa, quel poco che si può comprendere, di ciò che è la divina volontà in se stessa. La divina volontà è il concentrato, è ciò che racchiude in sé la divina essenza e tutti gli attributi di Dio. Mettendolo in atto, questo è il dono che Dio aveva fatto ai nostri progenitori e che vuole fare a noi, quindi donarci una vita divina. D'accordo? È chiaro che tu non ti metti a fare l'istrione, ah, io sono onnipotente, come metto a dire, faccio spostare la casa. Ma tu l'onnipotenza la vedrai veramente in atto, cioè quando per esempio ti sentirai protetto da tutti quanti i tuoi nemici, da tutti quanti i tuoi avversari, quando ti sentirai padrone di te stesso, capace di fare delle cose che da te stesso non potresti mai fare, perdonare chi ti ha fatto del male, fare quell'opera buona, fare quel gesto eroico. E tu capirai che questo lo fai perché dentro di te opera quella particolare caratteristica della divina volontà che è l'onnipotenza, eccetera. Non sarai onnisciente nel senso di sapere tutte quante le cose, ma avrai un discernimento, una luce, una sapienza su te stesso e sul prossimo che te ne accorgerai. Perché la divina volontà non è inerte, se entra in un'anima, se uno l'accoglie, opera. E le operazioni sue si vedono, e come se non si vedono? Ecco, quindi la prossima volta approfondiremo, perché la vita nella divina volontà tende alla fusione.
Poi ci saranno altri passaggi ulteriori, vedremo soprattutto quanto tutta la tematica dei giri nella Divina Volontà, cercheremo di comprendere cosa sono i giri nel fiat creante, i giri nel fiat redimente, i giri nel fiat santificante, eccetera, eccetera, e quelle altre forme particolari, peculiari di unione con la Divina Volontà. Ecco, ricordiamo, sintetizzo, la Divina Volontà è un atto unico che partecipa dell'eternità transpaziale e transtemporale di Dio. Quindi quando io mi fondo, mi unisco con la divina volontà, ipso facto, chiamo Dio ad operare in me, trasformo le mie azioni in divine e supero i confini dello spazio e del tempo e nella divina volontà mi rendo presente ad ogni cosa che è successa nella storia. Ecco perché, come spiegavo prima, quando faccio l'ora della passione, io sto lì e Gesù sta dinanzi a me. Come se io veramente fossi partecipe presente di quei singoli momenti delle ore della passione, ed ecco perché vanno fatte bene. E quando Luisa dice: Gesù, bacio le tue piaghe, bacio le tue mani, bacio i tuoi piedi, bacio il tuo collo, sono gesti che bisogna farli. Capite? E pensiamo anche un'altra cosa, così ecco, ci sforziamo ancora di più, che se io mentre faccio l'ora della passione, bacio la mano di Gesù, che è cosa che magari avviene venerdì o oggi, che cos'è, martedì 21 novembre alle 7, quando farò l'ora della passione, se Dio vuole. Mentre Gesù stava però storicamente vivendo l'ora della passione, lui quel bacio l'ha sentito 2000 anni fa. Non è uno scherzo questo qui, eh. Bisogna cercare, illuminare dallo Spirito Santo, di comprendere come la divina volontà è fuori del tempo e rende tutto il tempo presente a sé. Questo perché possiamo di nuovo renderci conto di che cosa grossa sia quella di cui stiamo parlando. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio tutti per l'attenzione e vi benedico. Ave Maria.